salto, le barriere, l'avvicinamento, è sempre, sempre attento. E Dio sa se ha visto percorsi, campi di gara diversi, ma la classe non tramonta. No. Potrebbe essere, mi domando, potrebbe essere anche per lui un'opzione fare un tempo di più per la gabbia. Sono curiosa di vedere quale sarà la sua scelta, ma non mi stupirei. Deve venire avanti per i tre tempi e poi con calma, sei tempi il verticale. A 7 anni questo calo con Nick Skelton saltava Piazza di Siena. Ha più esperienza lui, sì, il cavaliere. E qua. E questa non gli è venuta bene. Entra in avanti e 7. Per come è entrato è difficile, sì. Deve aiutare. Sì. Ma Carlo sa cosa deve fare. Eh sì. Che errore, è venuto veramente vicino al salto, no? Noi siamo di fronte, ma penso che sia venuto veramente troppo vicino. Vicino dalla parte destra. Eh sì. Che peccato, qua. Che peccato. E questo poteva essere un netto. Eh sì, è venuto veramente troppo vicino, no? Carlo dopo gli dirà, guarda che io volevo fare 0. Te sbagliare. Andiamo avanti, la Spagna, adesso la Colombia. Scende in campo Carlos López Cuplandra. Questa cavalla veloce, rapida, un buon salto. Lui prima era entusiasta della sua cavalla, ha detto che era la migliore al mondo al momento. Adesso vedremo se poi.